mi dare il consenso per registrare in audio video, ok? Ragazzi, il consenso me lo date per registrare in audio video e pubblicare, ok? In modo che dobbiamo incentivare sempre più le aziende, dobbiamo incentivare altre due linee, l'assemblea di quartiere che è molto rappresentativa e la dobbiamo estendere a tutto il territorio di Napoli, assemblea di quartiere e riunioni come questo, però di tipo organizzativa che si deve a costruttiva dell'eventuale assemblea di quartiere su temi ben precisi. Nel quartiere, specialmente nel quartiere dove ci stiamo, e poi in tutta la città, come vogliamo fare pure gli altri attivi. Queste sono le tre linee molto importanti. Quando riguarda il fatto del logo, delle bandiere, quasi io la vedo una cosa secondaria, la cosa principale è fare le cose. La bandiera è importante perché si individua, perché se tu fai un gazzetto, la metti una cosa, cioè di questi che fanno una cosa, parliamo, poi d'altra parte noi prospettiamo, andiamo alla cittadinanza delle proposte del Movimento 5 Stelle, noi non facciamo nessuna iniziativa, è solo una questione di buonsenso e le cose che abbiamo fatto nel passato ci sono, stanno alla prova nei fatti. Quando noi portiamo reddito di cittadinanza, ed è alto, sono cose che già sono a livello nazionale, quindi noi non ci mettiamo niente e non ci permettiamo di inventare niente, ma possiamo parlare a nome del Movimento 5 Stelle in quanto sono fatti a livello nazionale, fatti dai parlamentari e dai portatori, punto e basta, quindi lo possiamo portare avanti con le bandiere, con i loghi e con tutto quello che sta intorno. Va bene, questo è il mio punto di vista. Per quanto riguarda poi la lettera di Roberto Figlio di Battisti, la capisco, però non la giustifico. In che senso la capisco? Perché io mi sono andato a leggere l'intervista che ha fatto Roberto Fico al Fatto Quotidiano, il quale giustamente, che ha ragione, dice siamo aumentati molto di consensi, ci possono stare degli opportunisti. Gli opportunisti è una cosa che noi la conosciamo già, infatti noi abbiamo gli anticorpi necessari per neutralizzare gli opportunisti, perché nel stesso modo in cui noi ci muoviamo, l'attivismo, ognuno di noi ci si conosce, quindi gli opportunisti noi li vediamo, li riusciamo a riconoscere, li possiamo neutralizzare benissimo, quindi questo problema di opportunisti non deve proprio sussistere, perché non esiste. Il fatto che a noi sono metà di consenso non ci deve fare piacere, altrimenti qua facciamo come al contrario, a Napoli si dice la giocata a 3-7 siamo occhi verdi, se vogliamo fare a chi perde, allora facciamo al contrario, ma a chi perde non ci sto, io voglio andare a chi vince, 3-7 a vince, non a perdere. Perfetto, scusami, volevo dire. Volevo dirti una cosa. Chiudo il concetto su questa cosa. Quello che dico io, ci hanno dato questa forza i cittadini. Allora noi che dobbiamo fare? Noi dobbiamo acquistarla sempre di più, quindi dobbiamo fare attivismo sempre, come dicevo io, assemblee di quartieri, individuare il tema specifico, per esempio Piazza Carlo III, pulire i giardini, per dire, pulire Palazzo Fungo, che cosa vogliamo fare di Palazzo Fungo, individuare la tematica specifica, fare poi il gazzetto su quella cosa, informare le persone e attivarci e concludere con quella cosa là. Questo è un esempio, così Porta Capuana, così possono essere tanti altri. Poi la riunione organizzativa come quella che stiamo facendo noi deve essere appunto solo organizzativa, infatti non a caso uno scrive agora organizzativa, non scrivo più scrivere, scrivo agora organizzativa, per le cose che dobbiamo fare poi nella settimana o nel mese successivo, gazebo, tematica, assemblea di quartiere, questi sono i tre punti fondamentali che noi dobbiamo portare avanti. Quindi a settembre ci abbiamo molto da fare, questa è una cosa importantissima, dobbiamo avvicinare i cittadini quelli che ci hanno dato fiducia e quindi ci votano, però dobbiamo cercare di prenderli e di portarli a fare attivismo come facciamo noi, non solamente è giusto che si voto per il voto, perché non esiste, però sta a noi. Tramutare il consenso in un attivismo, non delega. Ho finito, grazie. Chi deve intervenire? Qualcuno che modera? Qualcuno che prende gli interventi? A parte poco più
Chi è che prende un po' di interventi a parlare? Mi posso... Dopo il mio intervento posso candidarmi? Mi candido praticamente a moderatore dopo il mio intervento. Concedete questi due minuti. Un attimo. Solo moderatore? Un attimo. Allora, dopo Saverio vorrei intervenire io. Scrivete, carta e penna, e scrivete gli interventi. Saverio, già carta. Qualcuno che c'ha un pezzo di carta? Grande. Ho dimenticato il suo nome, Gaetano. Scusami. Mi sono dimenticato il tuo nome, bella. Laura. Ah, ciao Laura. Allora.